In occasione dell'evento Microsoft Be More per il lancio in Italia dei nuovi tablet della gamma Surface e di Windows 8.1, fa il suo esordio nel nostro paese anche l'Asus Transformer Book T100, un tablet convertibile, o 2-in-1 come Intel preferisce chiamarli adesso, che molti considerano come l'erede diretto dei netbook IPC, o meglio, il netbook come avrebbe dovuto essere fin dall'origine. E infatti in modalità dockata, quindi unito alla sua tastiera dock, il Transformer Book T100 è identico a un ultraportatile tradizionale. Il sistema operativo preinstallato è Windows 8.1, che migliora ulteriormente l'esperienza d'uso tattile. Possiamo con un drag dal basso verso l'alto accedere alla finestra delle applicazioni, con un drag dall'alto verso il basso tornare alla nostra start screen. Sono state migliorate anche altre funzionalità di Windows 8, come ad esempio la split screen, la possibilità di lavorare con più finestre affiancate a seconda delle dimensioni dello schermo. In questo caso possiamo avere solo due finestre affiancate, ma a differenza del passato possiamo ridimensionarle spostando il cursore a piacimento. Il sistema appare particolarmente pronto e reattivo, e il merito è principalmente della nuova piattaforma hardware basata sempre sui processori Intel Atom, ma di generazione Bay Trail, quindi Atom Z3740 quad core con esecuzione fuori ordine, che assicurano prestazioni fino a 3 volte superiori rispetto alla generazione precedente. Premendo su un pulsante posizionato al centro della cerniera e tirando verso l'alto si può staccare la componente tablet, che contiene al suo interno tutta la logica, quindi il processore, lo storage, la RAM, ed è quindi totalmente indipendente e può essere utilizzato come un vero e proprio tablet. E questo è uno dei vantaggi innegabili della soluzione 2-in-1 trasformabile tipica di Asus, perché permette, quando non c'è bisogno di una tastiera fisica, di portare con sé soltanto il tablet, dimezzando gli ingombri e il peso. Grazie a queste sue caratteristiche, il Transformer Book T100 può essere utilizzato per piccoli task di produttività personale o per applicazioni d'ufficio, e infatti include il pacchetto Office Home and Student 2013, sia più semplicemente per leggere le ultime notizie con l'omonima applicazione di Windows 8, o ancora per leggere ebook. A questo scopo Asus ha previsto una modalità lettura o reading mode che va a regolare la retroilluminazione per avere un livello di contrasto quanto più simile a quello delle lettere stampate sulla carta. Il solo tablet pesa 550 grammi ed ha uno spessore di 1 cm, all'interno del quale trovano posto un connettore per dock sul lato inferiore, una micro USB, una micro HDMI e una micro SD sul lato destro. Sul lato superiore c'è soltanto il pulsante d'accensione, mentre sul lato sinistro troviamo il bilanciere del volume e un pulsante per tornare alla start screen. La cover è poi totalmente uniforme, manca una camera principale, evidentemente per ragioni di budget, ed è rivestita da una finitura glossy che aiuta a proteggerla dall'usura, ma non certo dalle ditate. Trattandosi di un Transformer, il T100 dispone anche di una componente tastiera. L'inserimento del tablet all'interno della sua tastiera dock è assolutamente immediato e semplice, e si avvantaggia della presenza di 2 perni di allineamento che poi servono anche per il sostegno del display. In modalità laptop il T100 diventa come un qualsiasi ultraportatile e quindi è perfetto per utilizzare la modalità desktop di Windows 8.1. Con il touchpad ci si può spostare fra le varie icone e si può scrivere utilizzando la tastiera fisica di tipo esteso con tasti di dimensioni pressoché simili a quelle standard. Resta comunque anche in questa modalità la possibilità di utilizzare il touchscreen con la tastiera dock, che riesce ad evitare che il display traballi quando lo si va a toccare. Nel complesso, le due parti che compongono il Transformer Book T100 costituiscono un insieme abbastanza omogeneo anche dal punto di vista del design, quindi estetico, tanto da sembrare qualcosa di assolutamente indissolubile. La tastiera dock aggiunge soltanto un'ulteriore porta USB 3.0, anche se consente l'accesso a tutte le altre interfacce del tablet, ma gli ingombri aumentano di conseguenza, lo spessore supera i 2 cm, il peso 1 kg, anche se è assente una batteria ausiliaria. Tutto il set viene infatti alimentato dalla sola batteria del tablet, accreditata di una durata di 11 ore. Asus Transformer Book T100 ha un prezzo di listino di 349 euro ed è già presente sui siti dei maggiori e-commerce italiani.